Ecco qua il nostro convegno senza atomica. Io disarmo, grazie, grazie per il signore. Facciamo un primo piano per favore su questi su questi bigliettini che lasciano. Sono i bambini. Sono i bambini adulti. Sì, quelli dei bambini si vede subito. Sì, sì. Per un mondo più felice, la guerra è sindaco di immaturità, vero, verissimo. Ti voglio tanto bene, non muovere. Nei miei tempi si dice fate l'amore e non fate la guerra. Potete trovare tutto sul sito www.senzaatomica.it. Alle bombe atomiche noi aggiungiamo no a tutte le bombe, noi vogliamo le bombe da mangiare, quello che vendono i pasticcini. Una bellissima mostra. Venite a visitare questa mostra fino al 2 di febbraio. Buonasera, come va la mostra? Viene gente, sì? Sì, abbiamo raggiunto un affluto di 200, aspetti che chiedo. E fa freddo Cinzia. Pure. Sì. Quanti numeri? I numeri? Oggi, i numeri di oggi. Prendo metro. I numeri di oggi. 208. Quanto? 208. Mattina e pomeriggio. Quindi presento il signor Antonio. C'era... Noi siamo le, io vabbè oggi non sono mio nonno fu un fondatore del Partito Socialista di Gaeta, no? Lo fondarono nel 1908 ed erano 8 persone. Nel 1919 fecero un comizio a Mare all'Arco e l'oratore era un onorevole socialista che dice eravate in 8, ora siete 408. Che più o meno andata così. Buonasera. Allora, se vuole le descrivo gli staff. Sì. Così però hanno senza mica mi prende perché vabbè, tu descrivi, io riprendo gli altri. Allora, disegni che ha fatto. Allora, prima dagli staff. Loro chi sono loro? Sono noi siamo lo staff di protezione della musica. Della mostra. Ah, della mostra. Quindi che cosa fate? Qual è il vostro compito? Proteggere la mostra, il nostro compito. Siete i protettori della mostra, insomma. E delle persone che vengono alla mostra. Mo voi. Allora, invece loro, come vede, hanno La signora il, che non conosco. Il fularino. Il fularino azzurro. Qual è la funzione di questi colori, foulard azzurro, rosso? Allora, questo foulard individua il gruppo dello staff guide, invece il rosso, come il corallo, è lo staff che si occupa della protezione, come la barriera collarina e dell'accoglienza. La stessa funzione, lo stesso compito lo hanno loro due, solo che hanno un'età diversa, quindi il cambio di colore individua semplicemente un'età diversa, per cui Biaguren, Sokan e staff corallo, staff guide. E staff guide, prego. Voi guide, fatevi avanti, ciao. Ciao. Allora, che guidi tu? Che cosa guidi? No scuola guida. Faccio un viaggio attraverso la storia, il presente, il futuro e il passato. Attraverso la storia? Certo. Quella del passato un po' ne so qualcosa anch'io, se volete una mano io ve la do. Vengo dalla Calabria, capito? Bene. Dei pannelli? Sono 16 pannelli. Pannelli, e attraverso questi pannelli noi rappresentiamo un percorso cognitivo ed emotivo. Però se ti spiego tutto, quasi non viene. No, devono venire qui e devono conoscere, sentire. Esatto, hai ragione, sì. Quindi metto un attimo un po' di sospa. Grazie. E poi c'è anche un video. Possono pure vedersi il video, ma che è sull'atomica, sui danni. Sui Bakusha, sui sopravvissuti alla bomba atomica, sì, di Hiroshima e Nagasaki. C'è anche ma sono stati 200.000 vittime, mi pare, no? No, sono stati 140.000 vittime. Sì, ma poi ci sono state successivamente morti compresi.
quelli successivi non, il numero non si conosce, non si sa. Poi comunque possono essere legati a cause magari non legate all'atomica. Comunque abbiamo le testimonianze di diverse persone sopravvissute e poi del valore che sono riuscite ad apportare grazie a quello che è accaduto. E poi gli effetti dell'atomica sono centenari, millenari addirittura. Sì, sì, perché si tramandano di generazione in generazione, anche il territorio, no? L'ambiente. Anche il DNA delle persone viene cambiato, si viene modificato. Sì. Grazie. Grazie a lei.